fondo mentre c'era la Madonna. Vai, dai, su, su, forza. Dov'è l'imperatrice? Non lo so, non la vedo. Porca figlia Caterina. Stai calmo. Eccellenza, Sua Maestà vi attende nel suo studio. Già, ma io devo... Se Sua Eccellenza vuole seguirmi. Ma no. Scusami, ma... l'imperatore. Ma no. Ma come faccio? Torno su. Oh, la su. Su, coraggio, ragazza mia. Shh. Benvenuta, madame. A voi, finalmente. Dov'è l'imperatrice? Sta male, non verrà stasera. Meno male, niente riverenza. Sì, all'imperatore. Cosa? E io dovrei fare la riverenza ad un vecchio cliente. Ecco, questo è il genere di cose che qui non dovete dire. Venite, voglio presentarvi alle dame inoffensive. La coda. L'avevo capito. Se fiuto, significa che siete sul terreno pericoloso, ricordatelo. Madame de Lauriston, Madame de Turenne, Madame de Thomière. Voi conoscete naturalmente la duchessa di Danzica. Per sentito dire. Come per sentito dire? Sì, il duca di Castiglione mi parla spesso di voi. Il duca di Castiglione? Ah, Pierrot! Pierrot? Sì, Augereau, il duca di Castiglione, Pierrot già. È un mio vecchio compagno. Viene ogni tanto a mangiare la zuppa a casa mia. La zuppa e poi la carne, naturalmente. E che cosa vi ha detto di me? Cose molto intime. Lui vi stima moltissimo. È un maiale quello lì. Ha uno strano modo di stimarmi. Pensate che per far arrabbiare Zizi che... Non vi posso dire quello che fa. Ah, il signor Fouché che vi mette in imbarazzo. Fouché, allontanatevi un istante. Volete che sì? Ma no, no, e perché? Lo posso dire anche davanti a lui. Lui conosce Giro tanto quanto me. E sa che quando lui vede una donna, è una specie di mania che c'ha, non può fare a meno di pizzicare. Augereau! Adesso, madame, potete sedere. Oh, che cosa vi dicevo? Augereau me lo pizzica sempre il sedere. Ehi, Pierrot, sei fortunato che si dica che sta chiacchierando con l'imperatore.